Prego. Come dice? È una normativa internazionale e ovviamente questa verrà esaminata non soltanto dall'ambito dell'autorità italiana, ma anche da un gruppo che si chiama Gruppo Articolo 29, perché nella direttiva comunitaria del 95 c'è un soggetto che è previsto dalle autorità della privacy di tutti i paesi, che sta esaminando precisamente il limite. Quindi sostanzialmente noi stiamo parlando sempre di contemperamento fra due esigenze: quella che è l'esigenza da una parte della sicurezza, che certamente è un'esigenza connaturata all'essere umano, e l'esigenza della privacy. Un'altra parola importante che voi dovete ben conoscere è la parola proporzionalità: tutto quello che è necessario per la sicurezza, ma niente di più, e soltanto nei casi in cui è davvero necessario. Quello che spaventa è che quello che magari potrebbe essere un fatto, un comportamento o un'azione che può essere giustificata in particolari luoghi, in particolari condizioni, in particolari situazioni, finisce magari per essere esteso e portato nei confronti di tutto. Questo potrebbe creare una società di quel genere in cui tutti quanti hanno ad esempio il controllo dell'occhio. Io ho una domanda, volevo sapere, ma se si lavora sulla privacy di una persona affinché essa non sia violata, non si rischia di violare a sua volta la privacy di questa persona? Il garante per la privacy è un interventore ausiliario del cittadino, della persona, cioè come l'amico del cittadino, quindi agisce secondo ovviamente quella che è la volontà di una persona. Noi abbiamo ritenuto, per esempio, per gli elenchi categorici, le cosiddette pagine gialle, abbiamo ritenuto che violava ad esempio la privacy il fatto che c'era un elenco di una serie di soggetti e non c'era magari un soggetto specifico. Quindi privacy è anche il diritto ad esserci, non soltanto il diritto a non esserci. Quindi che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che chi è impegnato per la privacy, lavorare sulla privacy non è un'espressione che mi piace molto perché lascia un po' il termine un po' artificiale, ma chi è impegnato sulla privacy è impegnato a difesa della libertà della persona, qualunque essa sia. Per chi invece questo consenso non lo dà, occorre che l'ordinamento evoluto preveda delle forme di garanzia rapide. Questa è la posta in gioco, cioè questa è la consapevolezza che io spero che sia acquisita da in tutta Europa anche attraverso queste giornate internazionali, così come nell'Ottocento i parlamenti furono l'istituzione della rappresentanza, l'istituzione della democrazia nell'Ottocento e nel Novecento, e quindi un passaggio da un sistema dittatoriale in cui c'era soltanto chi in qualche modo governava senza nessun consenso e non c'era il cittadino elettore, quindi il Parlamento sono state l'istituzione dell'Ottocento e del Novecento del cambiamento, i garanti della privacy, questa istituzione è il passaggio da un cittadino semplicemente che va a votare ed elettore a un cittadino garantito anche molte volte nei confronti delle istituzioni pubbliche. Ecco perché lavorare sulla privacy, nel senso buono del termine, è lavorare a tutela del cittadino anche nei confronti di quelle violazioni di privacy che fanno coloro che lavorano in maniera illecitamente sulla privacy, ivi compreso precrimini, associazioni per crimini o post crimini, di cui molte volte il crimine non riescono a sconfiggerlo, ma fanno in modo che innocenti hanno privazioni dei loro diritti fondamentali. Ed è comunque sempre un gioco di equilibrio. È importante che nelle istituzioni ci siano i carabinieri, ci siano la polizia, ci siano i vigili del fuoco, ci sia la finanza, è importante che ci siano le istituzioni rappresentative, è importante che ci sia un contemperamento, perché molte volte le angherie, le violazioni possono essere fatte anche da soggetti di questo tipo nei confronti del cittadino. Questa è l'innovazione profonda che con una direttiva europea del 95 e con le varie legislazioni nazionali nei paesi dell'Europa che hanno previsto queste istituzioni di garanzia.